guarda che merda. Dai le tue idee del c***o. Io che ti ascolto anche. Dai, fai veloce, che sei in mezzo. Guarda qua cosa è successo, neanche mi avvisi. Non hai visto che era rivolta verso il basso? No. Cazzo, guardi, boh. È la strada, non guarda la tua ruota. Suona il clacson. E qua inizia la strada vera e propria che sale al colle. L'ultima volta l'asfalto c'è a cagare. Però avevo letto dei commenti che dicevano per il giro l'avevano riasfaltato. Vedremo se è la verità o se intendevano il pezzo prima là, dentro al paese, che poi c'è. Vabbè. Vabbè, utile. Allora, le premesse non sono delle migliori, Stiamo calmi, attenti, vigili, che qua la strada è stretta. Non voglio morire, quindi si va piano. Guarda, che vado forte non c'è pericolo. Che poi mi... Ma con la 09 vai forte? Ma no. Quando si può, sì, se no, no. Sì, che poi c'è, quantifichiamo forte. Vuol dire che se c'è un rettilineo in statale magari accelero un po'. Ma non è che se non vedo, ci sono le curve. Passeggio. Passeggio perché voglio riportare a casa sia la moto intera che me stesso. Se no io poi come faccio? Siccome sono la primaria fonte di reddito. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Sennò viene a mancare il sostentamento familiare. Ah beh, allora. Bisogna valutare tutto, eh. Madonna. Ma che c***o fa? Se ne so. Voleva superarlo? Io la gente la odio. Questo per amore lo supero perché viene la gita, ma così un po' troppo. Sta in mezzo. Cioè, boh. Ma dove va? Ma figa, ma perché? Il bambino dietro mi ha fatto segno di passare. Stiamo calmi. Guarda che c'è un tornante. Allora qua la strada inizia a salire e il paesaggio inizia a diventare una figata. Madonna, che paura. Ma la vera figata è su in cima quando si vede sotto. Com'è su in cima, Luna? Bellissimo, pazzesco, favoloso. Forse è il paesaggio più bello che abbiamo in Italia. Guarda qua che pisce giù la montagna. Oppure è il piscio delle mucche. E ne fanno un botto comunque loro i pipì, Salve, salve. Cioè, guarda che roba. No, non guardo giù. Sì, beh, magari mentre vai è meglio non guardare più di tanto, è meglio guardare davanti. Tanto hai la 360 in testa, quindi il paesaggio viene ripreso lo stesso. Ecco, che lo guardi lei, io non guardo. Ha un parapetto. Il parapetto... Vedi, l'hanno buttato giù il parapetto. So, un muretto, qualcosa. Comunque, avvallamenti e sconnessioni, come se piovesse. Occhio che qua sporca la strada. Oh, guarda che bella cascatina. Sono impegnato a schivare le buche. Oh, va su di brutto comunque, Sì. No, comunque l'asfalto è esattamente come l'avevamo lasciato 3 anni fa. Schifo faceva e schifo fa ancora. Ciao, io sono Eros Buzzini e mi lamento sempre. Mai quanto al Gavia, mai quanto al Gavia. Oh, guarda qua che bello. Guarda che bello, tutta la neve. Guarda che c'è tipo ancora tipo ghiacciaio là. Sì.
Va bene come andatura, devo rallentare? No, no, va bene, va bene. Salve. Ma quanta neve c'è ancora? Certo, è nera, però c'è ancora. Oh, senti che bella aria fresca. 21 gradi segna la mia moto. Guarda, sembra di essere in ufficio col mio pinguino. Pian pianino. Chevrolet Captiva, molto male. La neve? Beh, quest'anno ne abbiamo vista un po' bene, ma che siamo al sud inverno. Sì. Nevicato di brutto. Flashback. È una cosa che non ho mai fatto, ma che ho sempre visto fare nei film. Tipo lanciarsi nella neve. Mi è entrato tutto nei guanti. Bello però. Dovresti provare, eh? Pensa se c'era sotto un sasso. Pensa se c'era la merda delle mucche. Bello. Bello. Comunque non c'era un sasso. A posto. Sì. Sei più bianco. Cos'è il cane? Modello cane? Tipo. End of flashback. Beh, comunque siamo alla diga del lago Serrù, che è stata costruita principalmente per farci la corrente. Infatti, vedi, città di Torino. Ma va? Sì, è una diga idroelettrica questa. L'hanno costruita per poi mettere una turbina più a valle, dove l'acqua viene convogliata ad alta velocità e viene generata la corrente tramite questo movimento della turbina, dove l'acqua entra con una pressione elevatissima perché le condutture si stringono man mano che l'acqua scende. Quindi oltre alla forza di gravità c'è anche il restringimento che gli dà sempre più pressione. E avevo sentito in un video che l'acqua arriva alla turbina circa a 100 atmosfere di pressione, che è una cosa assurda. E quelle turbine non so quante rotazioni fanno al minuto, tipo 60.000, 80.000 rotazioni. Ah, guarda che è ancora ghiacciato. Sì, wow. Ops, non mi guarda la marcia. Ho sentito. Oh, qua inizia il paradiso praticamente. Te lo ricordi? Sì. Sì, occhio perché tutta quell'acqua qua è un attimo andare in terra, eh. Ho fatto la doccia. No, mi sto tirando tutta l'acqua addosso. Tu? Da sola? Sì. Cioè, tipo, sento... Cioè, mi si è bagnato tutto il casco. Va qua, quanta neve c'è? Guarda qua che roba. Strada sulla diga. Wow. E guarda che cascata. Salve. Ci sono in giro i ranger, eh? Eh sì. Guarda qua che roba. Sì. Bellissimo. Salve, salve, salve. Tornante. Che figata. Non so neanche cosa dire perché è talmente figo tutto. Sì. Il paesaggio è bellissimo. Ma poi pensa quando hanno costruito sta strada qua. Cioè, che roba. Bella impegnativa. Qua se arrivi lungo. Madonna, sì. Luna. Wow. Guarda anche i laghettini ghiacciati. Sì. Piove. Siamo arrivati. Ah, bene. Amica, c'era un pezzo ancora in su. Sì, ma non c'era niente. Come no? Dove abbiamo mangiato? Sì, non c'era niente, nel senso che non c***o da vedere. Dai, andiamo fino in fondo e poi torniamo indietro. Comunque quello è il punto super panoramico, adesso andiamo a fare inversione e torniamo lì. Ma perché non andiamo avanti dove ci siamo fermati l'altra volta? Comunque ecco, 2612. Quello era il punto più alto, adesso scolliniamo leggermente. Guarda qua che roba, ancora tutto ghiacciato. Sì. Comunque cazzo, più che sì, non rispondi. Bellissimo! Stupendo! Cioè, come non averti dietro, praticamente.
Sì, ma ci sono i ruscelli sulla strada. Per forza c'è qua la neve che si scioglie piano piano. E comunque dove ci siamo fermati l'altra volta a mangiare ci sarà tutta la neve, quindi dubito che si possa stare lì. Vabbè, andiamo fino in fondo e poi vediamo dove fermarci. Oh, ho rovinato una foto. Oh, ma magari l'abbiamo migliorata. Ecco, tu vorresti fermarti lì? No. Eh sì, lì avevamo parcheggiato ed eravamo andati a mangiare giù là, dove, come puoi vedere, non puoi andare. No, va bene, andiamo là fino a dove c'è l'asfalto e vediamo com'è. No, non c'è più l'asfalto, l'asfalto finisce qua, avanti è sterrato. Guarda che merda, dai le tue idee del c***o. Io che ti ascolto anche. Ti sto filmando. Discreto, eh? Bellissimo. No, discreto.